Buongiorno amici, come sempre siamo qui a darvi notizie. Incominciamo con una nota di servizio perché da questa mattina sono in vendita gli ultimi abbonamenti liberi, ne rimangono pochi, quindi se siete ancora interessati a seguire tutte le partite casalinghe dell'Inter, affrettatevi perché diciamo che l'effetto Conte sta facendo volare i numeri dell'Inter, già superata quota 30.000, alla faccia di chi diceva che Conte era mal visto dalla tifoseria dell'Inter. Tutto il contrario, un Conte che, come ha raccontato ieri Ausilio, lo chiama 10 volte al giorno per sapere aggiornamenti di mercato. Ancora però tutti gli affari che l'Inter ha sul tavolo sono in via di definizione, anche perché si aspetterà poi luglio per gli annunci, a partire da quello di Godin, perché tutto poi andrà messo nel prossimo bilancio, ad eccezione di quegli affari che permetteranno all'Inter di sistemare la questione plusvalenze, di arrivare a di recuperare 45 milioni che bisogna trovare sul mercato, magari facendo come l'anno scorso. Questa è ormai una strategia collaudata da parte di Ausilio, adesso anche di Marotta, di vendere i giovani più promettenti, però chiaramente, come insegna l'esperienza e l'effetto Zaniolo, fissare anche un diritto per riacquistare in futuro tutti i prodotti più importanti del settore giovanile nerazzurro. In questo senso fa un po' sorridere la richiesta della Roma, che per Dzeko ha provato a chiedere in cambio all'Inter Pinamonti, che è inseguito veramente da mezza Europa, una valutazione che supera i 20 milioni per un classe 99. Di contro abbiamo un giocatore di 33 anni che andrà a scadenza a giugno 2020, e quindi chiedere Pinamonti in cambio di Dzeko, magari più conguaglio da parte della Roma, sarebbe un affare paritario. Invece così nulla di fatto. Anche per questo Inter e Roma rimangono molto distanti sulla valutazione che danno al giocatore. L'Inter offre 10 milioni, la Roma ne vorrebbe 20, ha provato a chiedere anche Radu, ma l'Inter punta molto in ottica futura sul portiere che verrà prestato di nuovo al Genoa. Positivo riscatto di Politano insieme a quello di Salcedo, tra i più promettenti in rosa anche per la prossima stagione. Probabilmente verrà anche lui prestato al Genoa per fare più esperienza, per continuare la sua crescita. Politano si metterà invece a servizio di Conte e vedremo come lo utilizzerà nel suo schema di solito 3-5-2, ma abbiamo visto anche l'importanza che aveva Candreva, che verrà rilanciato da Conte, e con l'Italia proprio dell'ex CT azzurro. Vedremo come Politano anche si inserirà nei meccanismi di Conte. Questione Lukaku, ormai sembra chiaro la sua volontà, un po' come quella di Dzeko, la stessa di Barella, di raggiungere l'Inter, però si continua a trattare così come sul fronte Valentin Lazzaro, distanza tra l'Inter che offre 18 più 2 milioni di bonus, l'Hertha Berlino ne vorrebbe 25, Inter che è pronta a virare però, attenzione, al nome di Darmian, in uscita dal Manchester United, non rientra più nei piani degli inglesi, ed ecco che anche oltre a Lukaku l'Inter potrebbe trattare il nome di Darmian con lo United per uno scambio abbastanza importante. Vedremo se si troverà una quadratura del cerchio. Non preoccupano invece, ve lo continuo a dire, le ingerenze di altre squadre sul fronte Barella. Oggi potrebbe esserci questo decisivo faccia a faccia tra Marotta e Giulini, Inter che offre solo cash, 35 più 5 di bonus, Cagliari che vorrebbe anche il cartellino di Di Marco, il prestito di Bastoni, che però unico mancino in rosa, Conte vorrebbe testare almeno nel ritiro di Lugano, potrebbe essere importante come rinforzo nella batteria di centrali che al momento, oltre a Godin, a Ranocchia, a Skriniar e De Vrij, avrebbe bisogno magari anche di un altro giocatore per il parco difensori, dal momento che Conte utilizza la difesa 3
in cui potrebbe però rientrare anche D'Ambrosio, che spesso ha giocato in quella posizione a 3 anche l'anno scorso quando Spalletti decideva il cambio di schieramento. Per quanto riguarda quindi Barella, aspettiamo novità a breve e poi vi diamo un altro paio di notizie. Questa sera mi ha invitato Mario YouTube, quindi sarò ospite della sua chat live dalle 21. Mi raccomando, quindi partecipate, seguiteci e fateci le vostre domande, calciomercato, ma non solo. E poi naturalmente diffondete il canale, mettete i vostri like, iscrivetevi e facciamolo crescere per essere sempre aggiornati sull'Inter, ma non solo. Ultima breaking news, appena parlato Maurizio Sarri, che è stato presentato dalla Juventus, ha detto bisogna ripartire dai giocatori di talento, Ronaldo, Douglas Costa e Dybala. Vedremo se è una dichiarazione di circostanza o se effettivamente la Juve toglie Dybala dal mercato. In questo caso si metterebbe una X allo scambio con Icardi, che al momento sembra l'unica soluzione di cessione di Icardi per lasciare l'Inter, ma di tutto questo naturalmente ne parleremo in questi caldi giorni. A proposito, mancano 18 giorni al ritiro di Lugano e quindi all'inizio della nuova Inter di Antonio Conte. State sintonizzati.